Buongiorno, siamo in compagnia della dottoressa Gabriella Rosvecchio, psicologa counselor ad orientamento umanistico esistenziale, esperta nel metodo delle costellazioni sistemico-familiari. Dottoressa, che cosa sono le costellazioni sistemico-familiari? Buongiorno. Allora, il metodo delle costellazioni sistemico-familiari è un metodo antichissimo, è un metodo di autoguarigione dell'anima fondato da Bert Hellinger negli anni 70. È un metodo utilizzato oramai in tanti ambiti, sia in ambito prettamente olistico, ma anche in ambito psicoterapico e psicologico. Consiste proprio nella individuare, diciamo, nella storia dell'individuo tutti quei blocchi, quelle problematiche che emergono nel presente, quindi anche problematiche all'ordine del giorno, problemi economici, problemi relazionali, problemi esistenziali, problemi di salute, che però hanno una loro origine nella storia transgenerazionale dell'individuo. Infatti lo stesso Jung, allievo di Freud negli anni, nei primi del Novecento, mise già in collegamento la sofferenza individuale con il substrato transgenerazionale dell'individuo. Io mi occupo di utilizzare proprio un metodo di lavoro costellativo per aiutare le persone a sciogliere questi blocchi attraverso l'individuazione di quei blocchi in quella che è la catena transgenerazionale, quindi andando ad esplorare nelle generazioni precedenti quello che è accaduto. Magari sono delle situazioni segregate in maniera un po' criptica. Dottoressa, cosa significa transgenerazionali? Allora, transgenerazionale significa che è qualcosa che ha a che fare con le generazioni che si succedono una dopo l'altra, quindi sono traumi che non vengono elaborati a livello di una generazione e passano attraverso la memoria collettiva inconscia da una generazione a quella successiva. Quindi transgenerazionale significa trasmettere delle memorie, solitamente non proprio di luce, quindi memorie traumatiche, da una generazione all'altra, quindi da un discendente all'altro, che alla fine comporta ovviamente la genesi di un sintomo o comunque di un malessere esistenziale, che è quello che poi l'individuo ci porta in costellazione. Dottoressa, ci parli nel dettaglio del metodo di autoguarigione delle costellazioni sistemico-familiari. Dunque, il metodo delle costellazioni sistemico-familiari in realtà è molto più semplice da vivere e sperimentare che da spiegare. Partiamo dal presupposto che diverse persone si incontrano attraverso un seminario, una giornata esperienziale, perché hanno dei temi da risolvere, delle situazioni da mettere a posto, che possono essere legate a problemi economici, problemi di salute, problemi affettivi, problemi con i figli, con i partner, problemi di qualunque genere. E si crea un cerchio all'interno dello spazio, diciamo, costellativo, di quello che è il cosiddetto campo morfogenetico, campo familiare, che è costituito da queste persone che hanno dei problemi. E io chiedo alle persone chi se la sente di costellare, quindi di venire a raccontare il proprio tema, ad esporre la propria problematica. Mi arriva il primo volontario, si siede accanto a me e mi spiega la sua tematica, al che io in quel momento utilizzo il campo morfogenetico, cioè mi avvalgo della disponibilità umana ed energetica delle persone che fanno parte di questo cerchio di lavoro e chiedo alla persona di andare a scegliere tra queste persone degli individui che in qualche modo sono collegati al suo tema doloroso, quindi alla situazione che lui vuole risolvere. Per esempio, se ha un problema con la madre, col partner, con il figlio,
io chiedo alla persona: scegli di pancia una persona che rappresenti, che istintivamente ti dia l'idea di tua madre o di tuo padre o del tuo compagno o del denaro. A volte metto in campo anche delle situazioni, quindi delle persone che rappresentino proprio delle situazioni particolari, perché le persone vanno a costituire dei campi di energia. Le persone del campo, del circuito energetico, del campo familiare, vanno a rappresentare dei cosiddetti campi di energia. Cosa succede? Che si crea intorno alla persona che è lì accanto a me ad osservare un movimento spontaneo di queste persone che iniziano a muoversi nello spazio apparentemente in maniera casuale, ma non è mai in maniera casuale, nel senso che nella maggior parte dei casi chi si trova ad osservare, cioè l'individuo, la persona che ha un problema da sciogliere, si sente toccato da quello che vede, quindi sente che quello che sta succedendo nel campo, il movimento di queste persone, le emozioni che queste persone trasmettono, a volte piangono, a volte si stendono per terra, a volte hanno delle reazioni emotive particolari, e la persona sente che quello che vede lo riguarda. Anche se tutto questo può sembrare strano, in realtà esiste una interconnessione che ci collega tutti quanti, perché è un po' come se si formasse una rete. Come diceva Bert Hellinger, il fondatore delle costellazioni familiari, grande psicoterapeuta che ha fondato il metodo negli anni 70, le costellazioni rappresentano proprio un campo morfogenetico, un'intelaiatura che ci permette di essere tutti interconnessi, quindi attraverso l'aiuto degli altri la persona che viene per sciogliere un problema riceve la possibilità di osservare quei blocchi, quei nodi transgenerazionali che sono arrivati fino a lui, fino alla sua vita attuale, e lo vede grazie alla presenza dei rappresentanti che sono gli altri partecipanti del gruppo. Certo, certo. Quindi, dottoressa, qual è il vantaggio di scegliere una psicologa come lei, appunto costellatrice familiare, rispetto a chi non ha questa preparazione alle spalle? Ma guardi, in realtà ci sono tantissimi bravi costellatori, anche non psicologi. Io stessa ho fatto a mia volta tante costellazioni durante il mio training ad opera di grandi, bravissimi costellatori. Certo è che quando hai alle spalle una preparazione di tipo accademico, hai lavorato su di te attraverso anche dei percorsi di psicoterapia personali, quindi non solo attraverso lavori olistici, puoi dare al dolore umano un contenimento più, diciamo, strutturato e accompagnare le persone verso una guarigione più profonda, più autentica, meno, come dire, circostanziale. È un po' più, diciamo, duratura anche nel tempo, risolutiva. Il vantaggio di affidarsi anche ad un esperto nella relazione d'aiuto, oltre che costellatore e costellatrice nel mio caso, è proprio quello di ricevere un supporto anche contenitivo del dolore, ecco, un accompagnamento nel tempo qualora emergessero dei nodi un pochino più difficili da sciogliere. Certamente. Dottoressa, qual è la mission di una psicologa che è anche costellatrice sistemico familiare? La mission è sicuramente una mission di natura umanistica, nel senso che il mio orientamento di base è umanistico esistenziale, quindi il taglio che io do nei miei approcci all'individuo è un taglio olistico, umanistico, quindi io guardo la persona nella sua integrità di corpo, mente, anima e spirito. Per questa ragione possiamo parlare di mission, perché quello che mi sta a cuore è rimettere in asse il corpo, la mente, il cuore e lo spirito. Le persone contattarla? Allora, io ho un blog, una pagina Facebook, molto semplicemente,
si chiama dottoressa Gabriella Rose Vecchio trattino costellazioni sistemico familiari, oppure attraverso il mio numero di telefono, preferibilmente WhatsApp, perché sono sempre molto oberata di lavoro tra le sedute e le vari seminari, quindi il mio contatto WhatsApp è 320 075 4086, poi richiamo comunque sempre dopo aver ricevuto il messaggio. Grazie dottoressa per essere stata qui, è stato un vero piacere. Seguitela numerosi.